Benvenuti in un nuovo video, oggi super super contenta, non ho mai iniziato una challenge così tardi però raga, è il tempo che sono andata dal centro commerciale, ho fatto un giretto veloce, non c'era nessuno, ho fatto l'ordine al McDonald's, sono rientrata a casa, infatti ho preso già tutto 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 quello che ci servirà nelle prossime ore, quindi nei prossimi pasti. E quindi ho deciso, no, è inutile che faccio colazione, inizio direttamente con il pranzo visto che è quasi mezzogiorno. Allora, io questa challenge volevo farla da tantissimo tempo, è solo che ho dato sempre spazio ad altri challenge, visto che non potevo andare comunque a prendere la colazione, rientravo a casa e mangiare, andare a prendere il pranzo, perché altrimenti, raga, andavo 10 volte, quindi ho preferito andare un'unica volta. È una challenge che mi è stata strarichiesta da tantissimi di voi. Ho cercato di prendere prodotti che comunque non avevo ancora provato, infatti per pranzo è ancora caldo, ho preso il Double Chicken BBQ, quindi con la salsa al barbecue, che sarebbe all'interno cotoletta, cheddar, salsa barbecue e io vedo insalata con il pane morbido e poi buonissime patatine. Ancora calde? E Coca-Cola zero senza ghiaccio e ovviamente maionese. Questo sarà un buon pre-workout. Devo dire la verità che la salsa barbecue è un po' piccantina, però è buono. Secondo me ci sono anche le cipolline all'interno, però è buonissimo. Comunque non mangiavo un panino del McDonald's, secondo me, dall'estate. Non voglio dire, ma secondo me non mangio un panino del McDonald's da l'ultimo video mukbang che ho fatto insieme a mia sorella, ve lo lascio giù nell'info box. Secondo me sì. Patatina. Sicuramente sarò tutta sporca, ma raga, se mangi non ti sporchi, che mangi a fa? Comunque se amate i sapori forti vi piacerà. Adesso patatine. Voi siete team maionese o team ketchup? Fatemi sapere. Ultime patatine perché poi queste le lascio a mia sorella che mi ha chiesto mi lasci 2 patatine del Mac, quindi gliele lasciamo a lei, tanto noi abbiamo tanto 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 cibo da mangiare dopo. Io con le mani zozze come sempre e con l'ultimo sorso di Coca-Cola ci vediamo dopo con un super post workout. Eccoci qua con la merenda, anzi veramente con il mio post workout sto morendo di fame. Allora, da bere io ho preso la bevanda del menù di stasera, ovviamente ce la dividiamo perché io non sono solita proprio in generale a finirmi la Coca-Cola, poi non sono neanche abituata, ma abbiamo bevuto la Coca-Cola zero. Io stavolta ho voluto prendere la Sprite, io la amo. Devo dire la verità è che la preferisco ancora di più della Coca-Cola in generale, mi piace, io impazzisco per la Sprite, ma ovviamente non la bevo. Lo sapete? Non so se c'è la Sprite Zero, ma esiste? Boh. Comunque un bel sorso, sto proprio KO, però ci sta questa bella ricarica. Mamma mia, che buona, proprio buona. Infatti pensate che è ancora fredda e stava fuori, ovviamente io ho riscaldato tutto qua perché per forza, infatti... Sono venuti proprio belli, adoro.
Mi sono munita anche di tovagliolo, questa volta di piattino per gettare gli ossicini. Tutto preparato, comunque è troppo buona. Pensate che è ancora bella fresca perché non ricordo se ho scelto la versione ghiaccio, perché di solito non faccio mai mettere il ghiaccio, quindi vabbè. E ho scelto la salsa agrodolce. Mamma mia, ragazzi, se non avete mai provato i nuggets con la salsa agrodolce, dovete provarla. Comunque, un'osservazione. Io ricordo che prima il Tasty Basket era molto più grande, ma non so se forse per evitare sprechi hanno fatto la confezione più piccolina, ma la quantità è la stessa. Boh. Comunque all'interno ci sono i nuggets. Mi dispiace che non ci sono anche le mozzarelline. So che sono ritornate disponibili, però non l'ho presa perché ho detto vabbè, già ho tutti questi qua, le alette di pollo solite e poi le pepite di Asiago e Speck. Assaggiamo i nuggets. Raga, comunque salsa agrodolce, vita mia. Però preferisco solo i nuggets con la salsa agrodolce. Non ho mai provato quella con le pepite. Proviamo. Pensavo che era una mozzarellina, invece no. È la prima volta che la vedo filante. Non mi fanno impazzire. Alec. Queste non sono piccanti. Un po' sì. Un po' piccanti lo sono, mamma mia. Fatemi sapere se volete. Mangio per 24 ore. Tutti i prodotti del McCafé. Sì, raga, forse non sono esageratamente piccanti, ma pensate che io subito lo percepisco, anche per esempio il pepe, subito. Io che spero sempre una mozzarellina, ma invece no. Allora, io queste ultime due alette le conservo a Pavino per quando torna da lavoro, perché mamma mia, sono troppo forti, a lui piacciono, quindi le lascio a lui. E quindi noi ci vediamo dopo con la cena. Avete mai visto un panino del McDonald's quasi bruciato? Ecco, vi lascio la clip. Mamma mia, raga, è stato 3 secondi, no, 3 minuti in forno. Ma allora sono arrivata di qua, ho detto no, me l'ho bruciato. Comunque, se provate a cuocere le patatine del Mac, quindi a riscaldarle, cioè, raga, esce tutto l'unto di questo mondo. Erano, cioè, raga, io ho preso le patatine. Ok, va bene. Le salse ketchup e ho maionese, ma andiamo, bevanda. Volevo prendere le altre patatine, sono sincera. È solo che a me non fanno impazzire, non so a chi piacciono, le ricche si chiamano, ma a me non piacciono proprio, quindi ho detto vabbè, prendo le patatine normali. Allora, assaggiamolo. Questo è, scusatemi raga, già stavo allo step successivo. Big Tasty Bacon. Non ho mai visto questo panino. Somiglia un po' a uno dell'Old Wild West. Allora, all'interno c'è una salsa che io non so, veramente, perché non sta neanche specificato. Raga, ma il bacon dove sta?
C'è il bacon dentro. Ah. Raga, non c'è il bacon Sembra dentro. che c'era. Sì, è Big Tasty Bacon. Va bene, ragazzi. Ma ci sono le cipolle. Ma questo mi hanno sbagliato a dare il panino, secondo me. Che è questa cosa? Una cipolla o l'insalata? Nell'insalata, fortunatamente, non ce la faccio. Ok. Carne, pomodori, ci deve essere il bacon. Una salsa che non te la specifica neanche sul sito, e i pomodori. Che poi sul sito non ci sono i pomodori in questo panino. Vabbè, ragazzi, il meno Zoe di Giulia è sempre qui con noi. Cioè, mi ha sbagliato a fare il panino. Non ce la fu. Vabbè, assaggiamo. C'è anche dentro il formaggio. Ma che cacchio hanno combinato? Vabbè. Questo sarebbe il formaggio fuso. Raga, non si è sciolto. Raga, è buono perché è buono. Cioè, è sempre il panino del McDonald's. Però lo sapete, per quanto l'ho riscaldato, è freddo. Vabbè, meglio queste cose mangiarle sul posto. Cosa non si fa per una challenge per voi? Cioè, raga, senza bacon, non si può senso. È peggio della scatola di Halloween, della box di Halloween. Cioè, pure tipo con una cosa di domani mattina che dobbiamo mangiare a colazione, che sarà una super colazione. Cioè, lasciamo e stendiamo un velo pitoso perché dico io no, se non c'è un prodotto ditemelo, non c'è, te lo posso sostituire con questo per non fare due uguali. E poi, tra l'altro, non impazzisco per le cipolle, oggi le ho trovate ovunque, le ho trovate. La stessa cosa dice, vabbè Giulia, ma tu quando hai fatto l'ordine non hai visto che i panini contenevano le cipolle? Allora vi lascio proprio immaginare come ho fatto l'ordine, qualcosa si bloccava ogni secondo, cioè veramente. Mi è partita male già da stamattina, ma va bene. Con il ketchup. Io che non sono un amante delle cipolle, è molto molto delicato. Raga, ma il bacon c'è, oh. Ma questo è il primo pezzettino di bacon che vedo. No, io aspettate. Cioè, raga, c'è il bacon. Ma c'è una piccola parte. Cioè, questo veramente, vi giuro, è la prima parte in cui lo... No, vabbè. Vabbè. Su panino si capisce su lisso. Io penso che il caldo sia molto molto più buono. Però c'è... Era più buono quello di che abbiamo mangiato oggi a pranzo. Quindi adesso io mangio le patatine. Comunque sono del parere che il Mac va mangiato caldo. Sono contenta di aver fatto finalmente anche io questa challenge. Con tutto, tutto, tutto finito. Noi ci vediamo domani mattina che io non vedo l'ora, mamma mia, con una super colazione. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and auld lang syne? Buongiorno, eccoci qua, vi ho fatto la panoramica, ho fatto un bellissimo cappuccino che non facevo un cappuccino da una vita e potete notare le condizioni della mia colazione. Sicuramente super buona, solo che io non avevo scelto due ciambelle al cioccolato, ma la rosa. A questo punto prendevo il muffin alla Nutella, però vabbè. Devo dire la verità che si sono mantenute molto molto morbide, a parte che stavano in una bustina chiusa, anche per queste non si sono seccate. Però io prima di iniziare, è la mia prima torta, non ho mai preso una torta al McCafé, voglio assaggiare la torta crema della nonna che ha lì dentro, che dentro c'è la crema. Cioè pensate che sono più di 12 ore che non mangio, perché l'ultimo pasto è stato comunque presto, cioè ieri presto alle 8, che ora era? Ok,
Assaggiamo. Spero che si vede. È super super morbida. Vediamo un po' questa nonna. Guarda che buona, mamma mia. Si sente proprio il limone, la crema. Mamma mia, è troppo buona. La devo far vedere. No, mamma mia, che buona. Adoro. Should old acquaintance be forgot and never. Assaggiamo il cappuccino. È sempre buono. Poi l'ho fatto strapieno di schiuma. Voglio assaggiare il muffin perché l'ho riscaldato giusto un po', ma era inutile, infatti dopo 2 secondi l'ho tolto. Un semplice muffin al cioccolato, che comunque andate sul sito, trovate di tutto, poi andate là. Arrivi, no? Però si è mantenuto bene. È buono, però quella della Nutella non lo batte nessuno. Ciambellina. Queste sono sempre buone, si ciambella. Ciambelle del McDonald's non le batte nessuno. Che poi dentro sono sofficissime e fuori sono croccanti. Io penso che l'altra non la mangerò. Ultimo morsetto. Questa la conservo in me perché mi voglio godere la colazione, non mi voglio a buffare, come si dice qui. Mamma mia, sto picco di zuccheri e di carboidrati dopo, secondo me. E quindi niente raga, io spero che anche questa challenge vi sia piaciuta. Fatemi sapere tutto quello che volete nei commenti. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!